Sembrerà impossibile, ma si stima che l'1% della popolazione carceraria statunitense, circa 20.000 persone, sia stata falsamente condannata. Fortunatamente una piccola porzione di queste erronee sentenze sono state rivalutate e cambiate. E oggi andremo a vedere come hanno reagito alla loro liberazione alcuni dei prigionieri innocenti più famosi dei giorni nostri. Raymond Towler, un uomo di Cleveland che ha passato 29 anni in prigione per un crimine che non ha commesso, ha ricevuto un risarcimento di 2,5 milioni di dollari alla sua liberazione. Towler, 53 anni, fu falsamente accusato di aver aggredito sessualmente una ragazzina di 11 anni, di aver tirato fuori una pistola e di aver costretto suo cugino 12enne a stare a terra, nel maggio 1981. Non si può rimediare a 30 anni con una somma qualsiasi, ma ho intenzione di continuare ad andare avanti, ha detto Towler in un'intervista al Columbus Dispatch. Non voglio che questi soldi cambino chi sono o cosa sono diventato. Sono stato fortunato a trovare un lavoro quando sono uscito, e non ho intenzione di abbandonarlo. Towler ha sempre sostenuto la sua innocenza, e con l'aiuto di una serie di analisi sul test del DNA, lo ha dimostrato. Davontae Sanford aveva 14 anni nel 2007, quando fu accusato di 4 sparatorie mortali nel suo quartiere di Detroit. Si è dichiarato colpevole all'età di 15 anni, anche se in seguito ha insistito sulla sua innocenza, dicendo che aveva fatto un accordo solo perché si sentiva disperato e mal rappresentato dal suo avvocato. Sanford, ora 27enne, è stato rilasciato nel 2016, dopo che i procuratori hanno dichiarato che il caso è stato compromesso dalla cattiva condotta della polizia, che aveva pubblicato delle informazioni preliminari, che erano niente di più che ipotesi. Separatamente, un sicario professionista ha ammesso di aver commesso gli omicidi. Bobby Johnson aveva 16 anni quando è stato arrestato e accusato di omicidio. 17 anni quando si è dichiarato colpevole del crimine. E aveva 18 anni quando fu condannato a scontare 38 anni per l'omicidio. 2 anni fa, le cose sono andate finalmente nel modo giusto. Dopo aver riesaminato il suo caso, i procuratori hanno ritenuto che la condanna mancasse di integrità, e hanno presentato una petizione per annullare la condanna. Dopo essere stato rilasciato il 4 settembre 2015, il 25enne è stato accolto dalla famiglia fuori dalla Corte Suprema. È una bella vista, disse Johnson. All'epoca, è bello essere fuori. L'accusa contro Johnson sosteneva che avesse sparato a Herbert Fields, 70 anni. Le accuse sono state sciolte dal giudice in seguito all'ottenimento di nuove informazioni. Ricky Jackson, Ronnie Bridman e Wiley Bridman sono afroamericani che sono stati ingiustamente condannati per omicidio nel 1975 e condannati a morte. Sono stati imprigionati per decenni prima che ognuno dei tre venisse liberato alla fine del 2014. Jackson è stato imprigionato per 39 anni a causa di questa ingiusta condanna. Si ritiene che questo sia il record più lungo per una persona prima di essere stata assolta. Tutti e tre gli uomini hanno ricevuto diversi milioni di dollari in risarcimenti dallo Stato nel 2015 e nel 2016, come risarcimento per la loro detenzione e per la perdita di salario a causa delle condanne illegittime. Nel novembre 1978, un motociclista di nome J.T. McGarry scomparve dalla sua casa nella contea di Ventura, California. Il corpo di J.T. fu scoperto pochi giorni dopo. Michael fu condannato senza dubbi come colpevole. Nel corso di anni di indagini però, è stato scoperto che alcuni verbali della polizia erano stati archiviati prima del processo di Michael. I rapporti hanno mostrato che altri, non Michael, avevano ammesso di aver commesso il crimine. Dopo ulteriori test del DNA e indagini da parte della polizia della California, la condanna è stata ribaltata. Il 24 novembre 2014, Michael è stato rilasciato. Al momento del suo rilascio, Michael è stata la più lunga detenzione illegale nella storia della California.